strana. Avete in mano un po' il pallino del gioco, poi forse non avete sfruttato tanti problemi che sono capitati, e loro invece l'uomo in più non hanno approfittato. Esatto, sarebbe stata una partita molto importante per noi, per magari muoversi un po' al su nella classifica. Dici te, non abbiamo sfruttato le occasioni, quando segni due gol non è mai facile vincere. Sì, penso che abbiamo fatto veramente schifo in squadra. Adesso cominciano i playoff, so come cominciano, ma come avete Nolten, che praticamente per praticamente quasi 43 quarti di stagione in testa, poi in finale un po' crollato, calato, a un certo punto avete niente da fare, correte sul rischio per giocare contro di loro, mica da perdere. Però non avrà niente da perdere, sì, sarà una serie probabilmente molto intensa, derby, anche per i tifosi, visto che è l'ultima stagione dell'Angental in Swiss League, anche per loro sarà una serie molto speciale, e noi diamo tutto e proviamo a vincere. Senti, com'è la tua stagione, come sta andando? So che tu sei capitano a Bernau, pensavo di vederti magari al 18 a Bernau. Sì, al momento faccio un po' su e giù. Ogni tanto gioco poco a Langnau, quindi mi danno la possibilità di giocare a Langenthal per prendere responsabilità e giocare tanto, trovare il ritmo di partita, e mi fa bene anche per la fiducia a me stesso giocare in questa lega, e spero di poter portare la fiducia anche in Serie A. Il fatto che ci siano tanti stranieri in un certo senso che penalizza un po' in Svizzera. Chiaro che è cambiato tanto, però cioè, non possiamo prendere scuse, ormai non sono l'unico. A quello che è, bisogna continuare a lavorare e cercare di guadagnarsi un posto anche così, ragazzi. Cosa dice? Grande Jean-Jacques. Allora, non lo so, lui è sempre con Lugano, è sempre interessante giocare contro di loro e vederlo, specialmente in quelle partite, mi fa sempre piacere. Sì, spero che fermi. Spero di vederti Lugano Landau. Fermati per un'intervista. Non scappare con l'ultima volta. Intanto mi dimentico, con il faticamento e tutto, intanto. Grazie, speriamo che la prossima partita sia un po' meglio di quella di oggi. Speriamo, grazie mille.